Grazie a tutti per essere qui, davvero, e ci abbiamo messo tanto impegno con Alessandra, Federica e Anna Maria per accogliere al meglio possibile tutte le persone venute e per creare una situazione, insomma, armoniosa, ecco, almeno a Casematte, che è un luogo che io, al quale tengo moltissimo, che ho contribuito a sostenere e a creare. Emigrante in fuga da Itaca distrutta. All'avventura ero partita, alla conquista della conoscenza, eterna praticante dell'arte del bagaglio, diventato fagotto, diventato ricordo, minuzioso, preso a casaccio, selezionato dalla mente presente, in punta di piedi, fra il prima e il dopo, portato dalla magnifica schiuma di una parola ritrovata, pesca fruttuosa. L'hanno prese porci la mia aquila e i suoi castelli intorno, i campi di fagioli, le terre montagnose, i crolli hanno mostrato le sue vergogne, i tribali accoppiamenti con il Signore, quello che salva con miracoli inauditi e quello che da sempre educa ad accettare le paure sconvolte di una società che non ragiona sul fare comune. L'analisi ferma alla propaganda, la complessità reducta ad unam, ovvero la grettezza al potere. I soliti vecchi a promettere un futuro che non vedranno, contraffare la realtà come fosse la somma delle necessità. Così, fare la propria casa è la sfida di chi osa, il semplice coltivare, di chi finora ha imparato ad accumulare, senza dissipare le voci cantanti dei cinesi, le revolution dei francesi, di tutto un po', mattoni d'ogni genere, sfidando il cantico egocentrico delle sirene e la loro voglia di trattenerci irretiti nel sogno fuori di misura di una pace persa in altura. Al rientro Penelope aveva finito la sua tela, Argo perso la sua fede, tutti gli Odissei dispersi allora hanno cambiato il logos del loro viaggio, che non è più un attracco né una locuzione, ma una ricostruzione. L'angoscia dell'impossibile ritorno, del silenzio profondo, e proprio in quel baccano far rinascere il grano, col pane che gli gonfia il petto, i crochi attingere le prime gelate, senza contrattazione con i sassi, a parte ripararsi in tolos, messi in vendita da miopi sciacalli di spazi. Le radici nelle unghie, le rose aurore tra le braccia, non ascoltare più alcuna minaccia, ma con qualunque corteccia fare breccia nella feccia e da lì in poi ritrovare le grotte, strofinare la sorte sul culo del generale, la mano morta di nuovo seri, senza varietà, senza clown, senza città. In quest'isola termica il valore non è la rendita, in quest'isola elettromagnetica il valore non è la tecnica, in quest'isola geometrica il valore non è la mimica, in quest'isola panica il valore è la mantica, in quest'isola segnica do valore alla logica, in quest'isola agricola do valore alla ritmica, ma su quest'isola già presa dalla camorra ce la prenderemo con il primo che corra fra le braccia di quei porci per le case, senza pronunciare una frase sin dalla prima fase, occultando a se stessi che quelli non avrebbero comprato ciò che non fosse stato messo al mercato. I direttori d'accademia, i paesani possidenti, i cavatori conniventi, i dirigenti ammaestrati da sindaci rimbambiti. Giù nella valle la tensione spezza i fili, non regge più i contesti, si insinua sotto le vesti e le porteresti con te sotto gli ulivi nei tuoi ritiri. E chi dell'isola guardava i destini e ha creduto ugualmente, ha lasciato fare ciecamente? Ritorno ad una domanda essenziale che aveva spinto col maestrale, come me e te sul banale, come me e te insieme sul mare.